Ciao, sono Sebastiano Andrea Massacesi, ho 32 anni e vengo da Recanati, un piccolo paesino delle Marche famoso per aver dato i Natali a un famoso poeta italiano, Giacomo Leopardi. Sicuramente lo conoscerete, se non lo conoscete, sicuramente siete felicissimi. A parte gli scherzi, io sono qui ora per raccontarvi un po' la mia esperienza che ho avuto da piccolino. Con il bullismo. Diciamo che vivendo in un paesino piccolo, perché Recanati non è grandissima, la situazione sicuramente non ha aiutato. Diciamo che la situazione in generale nei paesini, nulla togliendo alle grandi città, che sicuramente lì il bullismo esiste, ma nei piccoli paesi diciamo che è come una sorta di l'ho vissuta, perlomeno io l'ho vista, la vedo tuttora purtroppo, come una sorta di modo di socializzare e di creare un gruppo coalizzato, un po' come quando da piccolini si cominciavano a far finta di fumare le prime sigarette, poi si è passato effettivamente a fumarne una, due, solo per far vedere o essere definito figo o parte del gruppo, cosa che anche questo io non ho mai fatto. Io tengo una vita abbastanza sana, non fumo, bevo ogni tanto, ma chi non si è fatto mai un bicchiere di vino? Però diciamo che la situazione nella piccola città è questa. Dato questo piccolo preambolo, ho le domande che leggerò una a una. Quali sono state le azioni compiute dai bulli? Le azioni sono state molteplici in diverse fasi della mia vita, partendo dalle elementari fino alle medie. Alle elementari le cose erano molto più blande, molto più, diciamo, come posso descriverlo? Appunto, molto più bambine, erano gli scherzi che si facevano, che non mi sento nemmeno di recriminare come atti di bullismo. Ma in verità il bullo per eccellenza, anzi i bulli per eccellenza sono arrivati alle medie, dove non erano più scherzi o cose che potevano essere potrebbero essere fraintendibili con uno scherzo o un gioco. Mi aspettavano sotto casa. Allora, faccio una piccola descrizione. Da piccolino io avevo un viso molto angelico, i capelli lunghi, ho tenuto sempre i capelli lunghi, da piccolo ancora più lunghi, li avevo lunghi fino qua e lisci. E quindi, unito al viso angelico, diciamo che non aiutava molto questa cosa. E a scuola cominciavano un po'. Sei un frocio, sei una donna, sei una femmina, perché cammini così, bla 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 bla. Dalle parole poi si è evoluto, ha avuto un excursus, perché vedendo che io non reagivo, in qualche modo loro si sono approfittati di questa cosa e piano piano hanno cominciato a farmi scherzi, fino ad arrivare effettivamente a venirmi a trovare sotto casa per darmene di santa ragione. Di botte ne ho prese così tante che ho perso il conto. Diciamo che poi erano quegli atti un po'. Dai, sì, vieni con noi, non ti preoccupare, non ti facciamo niente, ti volevamo chiedere scusa per quello che era successo a scuola. Poi mi prendevano e mi picchiavano. Poi mi ricordo che, appunto, avendo i capelli lunghi, per loro era facilissimo, perché mi prendevano e me ne davano di cotte e di crude. Come ti sentivi quando venivi bullizzato? In realtà, raccontando un po' questa cosa a me stesso dopo tanto tempo, mi sono reso conto che mi sentivo come se effettivamente la colpa fosse un po' la mia. Perché dico, vabbè, tendevo quasi a giustificarli, perché dicevo, vabbè, no, non mi piace parlare con gli altri, ero un bambino introversissimo, cioè io non volevo parlare con nessuno, io ero un nerd, sono un nerd tuttora, però al tempo ero un videogiocatore molto assiduo e mi piaceva il mio mondo, mi rinchiudevo nella mia cameretta e quindi questo.
Quindi no, non volevo effettivamente, diciamo, socializzare con chi non mi stava simpatico. Quindi io avevo amicizie strettissime a cui volevo benissimo, che tuttora tengo i contatti, e gli altri per me, fin da piccolo, le amicizie diciamo, di conoscenza, così tanto per stare insieme a qualcuno, le ho sempre odiate. Quindi venivo escluso a prescindere. E detto questo, mi tendevo a giustificare le azioni dei bulli dicendo: vabbè, io sono diverso, sono un po', alla fine qualche botta, qualche schiaffo, qualche cazzotto, non ha mai ammazzato nessuno. Poi sicuramente domani andrà meglio. Quindi in qualche modo tendevo un po' a giustificare queste azioni, perché un po' per paura, per vergogna in realtà, per vergogna, perché non, ovviamente non volevo dirlo ai miei. È una storia trita e ritrita questa, però il modo in cui si è evoluta, io voglio che venga fuori questa cosa. E quali erano le frasi o lezioni che più ti colpivano l'animo? Le ho dette prima che nonostante io ero un ragazzino che, a parte il viso, non ero troppo effeminato, anzi, però continuavano a chiamarmi frocio, gay. Perché avevi i capelli lunghi e tagliateli, chi ti credi di essere? E diciamo che questa cosa dei capelli mi ha portato addirittura a non volermi fare la coda, perché se mi facevo la coda, risultava ancora di più, nella mia testa, ancora di più una ragazza, e quindi pensavo che me ne avrebbero date ancora più forte le botte. Quindi diciamo che fino ai 16 anni, 15, io non avevo paura, no, avevo vergogna a farmi la coda, perché dico: vabbè, sciolti, ormai mi conoscono così, se mi faccio pure la coda, uff. Come ti comportavi quando tornavi a casa? E nascondevo quello che mi succedeva. In realtà con mia madre parlavo, però non parlavo di tutto quello che succedeva. Dicevo semplicemente che i miei compagni mi prendevano in giro, e mia madre, poverina, quello che poteva dire è non rispondere alle provocazioni. Tu fai la tua vita e vai avanti. Il fatto è questo: un giorno, però, stanco di queste un po' di questa situazione, tornai a casa e mi ricordo che era un giorno in cui ho cercato di rispondere alle botte, ok? Un giorno così, perché mi beccavano effettivamente, uno a uno, nel senso, mi beccavano in gruppo, ma poi mi menavano uno a uno, quindi nel momento in cui reagivo poi mi bloccavano. E io ho deciso un giorno di reagire più del dovuto, e invece poi mi attaccarono tutti quanti. Stanco di questa cosa, dato che il tutto era partito appunto dai capelli, ancora dai capelli, arrivai a casa, presi il rasoio elettrico, mi ricordo, di mio padre, e così dal nulla mi rasai completamente i capelli. Ovviamente cercai di fare il massimo possibile, ma la situazione poi era quella che era, e non sono un parrucchiere, quindi. Ed io ero felicissimo, mi guardavo allo specchio e mi vedevo: oh, finalmente adesso non mi sento a posto con me stesso, non mi meneranno più, non prenderò più nessun cazzotto. Ero così euforico che mi ricordo, nello specifico, presi una cuffia, me la misi e aspettai mio padre al ritorno dal lavoro. Allora, io ho dei genitori, faccio un piccolo preambolo, ho dei genitori che sono stati sempre anticonformisti, ok? Mio padre, capelli lunghi fino al sedere, mia madre, ex Miss Universo, no, scusate, è arrivata quinta o sesta Miss Universo al suo tempo.
un papà con i capelli lunghi fino al sedere con Larry Davidson. Poi si sono sposati, hanno venduto tutto, però mia madre ha abbandonato la carriera di modella, però sono stati sempre, diciamo, quei genitori un po' fuori dalle regole, ok? E quindi mostrare a mio padre che avevo fatto qualcosa che per me era fuori dalle regole, cioè tagliarmi i capelli, che invece poi col senno di poi era adeguarsi a quella che era la situazione che si richiedeva, ero contentissimo. Quindi cosa feci? Appunto, mi misi sta cuffia, aspettai mio padre, rientrò mio padre da lavoro. E feci, guarda papà, sorpresa, mi levai la cuffia e mi risvegliai improvvisamente sul divano. Mio padre mi aveva dato uno schiaffo talmente forte che mi aveva fatto svenire. Mio padre non mi ha mai menato in vita mia, ok? Non ha mai alzato le mani, le ha alzate due volte, tra cui una è stata questa. E l'altra era perché avevo accidentalmente rotto il televisore e mi ha dato uno schiaffo, sono andato avanti. Però, a parte quello, me lo ricordo. Quest'altro però mi ricordo che mai alzato le mani, le alzate due volte, tra cui una è stata questa. E l'altra era perché avevo accidentalmente rotto il televisore e mi ha dato uno schiaffo, sono andato avanti. Però, a parte quello, me lo ricordo. Quest'altro però mi ricordo che mio padre mi diede così forte che mi fece svenire. Mi risvegliai sul divano e io appena mi sono... Che è successo? E cominciai a piangere, semplicemente perché non riuscivo a capire questa cosa. Perché mi ha menato? Scusa, mi menavano i bulli a scuola e mi beccavo anche le botte da mio padre. E mio padre mi si mise lì e mi spiegò che mi disse in sintesi che tutto il dolore che ti ha causato questo schiaffo non sarà mai così grande come quello che ti sei fatto oggi tu, cioè il disintegrarsi. Lo spegnersi, il annientarsi, adeguarsi a quello che la gente vuole o che la gente ti chiede. Ovviamente non in questi termini, e mio padre è un imprenditore, ha i suoi modi, però poi lui lo spiegò in un modo e mia madre me lo spiegò traducendolo e dicendo effettivamente tutto questo davanti a me. Mi ricordo questa cosa mentre io ero mezzo dolorante e addormentato, che il male che in quel momento potevo provare per questo schiaffo sicuramente sarebbe stato nulla in confronto al male che mi stavo facendo io per essermi abbassato a questa cosa, cioè ad essermi a cercato di adeguarmi, che non è un adeguarsi, ma è semplicemente un deturparsi non solo dei capelli, ma deturparsi di una dignità. Per cosa? Per cosa? Tanto il giorno io non potevo mai immaginare che il giorno dopo ne avrei ricevute ancora di più, perché venivo preso in giro, che mi chiamavano ora palla da bowling, cioè non potevo immaginarlo, avevo 12 anni, 13. Quali sono i consigli che darei ai bambini picchiati? I consigli che darei, sapete, effettivamente il consiglio per eccellenza è che tutto il dolore che in quel momento potrete provare sicuramente passerà, e dovete cercare, e mi unisco alla domanda successiva: come si esce psicologicamente dal bullismo? Bisogna far capire al ragazzo o al bambino bullizzato una sorta di prospettiva in potenza, un qualcosa che può avvenire, perché effettivamente non si esce mai dal bullismo. O per meglio dire, si esce
ma ci si deve creare delle armi o dei mezzi per uscirne e far sì che questa lezione del bullismo rimanga. Vi faccio un piccolo esempio. Quando si studia, diciamo, l'interazione di un genitore che abusa sessualmente o comunque violentemente il figlio, possono deviare in due, diciamo, percorsi distinti. Il figlio, in questo caso, diviene o abusatore egli stesso, o diventa l'esempio lampante di quello che non avrebbe voluto che sia stato il padre. Quindi diventa l'emblema effettivo del padre modello dell'angelo custode del figlio. E così funziona con il bullizzato. Il bullizzato, se incanala quelle energie in una prospettiva futuristica, diciamo in un futuro, in maniera positiva, riesce a fare di questa esperienza un'arma così grande da poter spaccare il mondo. Da poter andare avanti come un carro armato e dire: io non sono più quel bambino che veniva bullizzato, ma io sono stato quel. Dicevo, sono stato quel bambino bullizzato, quindi cercherò di avere quella forza che non ho avuto in quei momenti nella vita di tutti i giorni, perché quel bullo, quei bulli, metaforicamente sono tutti gli ostacoli della vita, tutti i no che ricevi tutti i giorni, tutti gli schiaffi morali e psicologici che avrai al lavoro, che avrai in amore, che avrai con qualsiasi persona o ambito della tua vita. E cosa fai? Rimani lì come ero rimasto io imperterrito a prenderle? Quindi non sarai mai il bambino imperterrito, ma sarai o il bullo o quello che finalmente risponderà al mondo circostante. Diciamo che è una sorta di quello che il consiglio appunto che darei ai bambini picchiati è quello di innanzitutto raccontarlo, innanzitutto cercare il coraggio di raccontare quello che sta succedendo, ma il fatto è questo, è che a chi viene raccontato, la mamma, il papà, deve essere insegnato che al bambino bisogna far vedere che tutto ciò sarà solamente un punto d'inizio e non un punto di fine, un qualcosa da cui partire per avere un qualcosa di ancora più grande, di essere. Abbiamo tanti esempi di body shaming, di bullismo, di prese in giro di ogni sorta, e purtroppo le conseguenze si sono viste. Quanti adolescenti, quante bambini, quante ragazze si sono suicidate perché non hanno avuto non il coraggio, ma non hanno avuto la forza di accettare quella realtà in quel momento e non si sono visti in un futuro in potenza. Loro hanno visto solo in quel momento il proprio io bullizzato e non hanno visto una prospettiva propria futura. Quindi si sono sconfitti. Bisogna insegnare ai bambini che il essere bullizzati non è una sconfitta. Purtroppo, e dico purtroppo, può far parte della vita finché ovviamente non cambieremo la mentalità di base. Però finché c'è il bullismo bisogna in qualche modo non accettarlo. Attenzione, non sto dicendo questo,
ma cercare di educare il bambino a raccontarsi e a raccontare e a fargli avere una prospettiva di sé più grande, più che vada al di là dal semplice schiaffo. Io avrei voluto in quel momento che qualcuno mi dicesse: Seba, tu guarderai fra 20 anni questa scena e la racconterai ad un giornale, e la racconterai a una rivista, e la racconterai a qualsiasi persona sorridendo perché sai che sono state quei cazzotti e quelle parole, appunto, da mio padre, da mia madre, che mi hanno fatto vedere in me stesso in potenza, in futuro, che mi hanno fatto capire, mi hanno trasformato in ciò che sono ora, non nel proiettare tutta la rabbia che ho avuto su di me, sugli altri, ma incanalarla e fare di questo un lavoro. Io sono psicologo e appunto vorrei che tutto ciò che il bullismo crea venga raccontato a una figura professionale, cercando di togliere lo stigma un po' dallo psicologo solo il pazzo, no, dallo psicologo ci dovrebbero andare tutti, ma per il semplice fatto che lo psicologo non deve essere preso come una figura medica, come una figura fredda, ma deve essere preso come un fratello, come un familiare, come quel padre o quella madre che ti dice: lo schiaffo che ho ricevuto, che hai ricevuto, non è stato poi così doloroso se lo metti al confronto con i capelli tagliati. Ed ora lo capisco. Lì non capivo perché dicevo: ma com'è possibile che mi fa più male? Ora lo capisco. Però ovviamente quello che mi viene da dire è che non si esce mai completamente dal bullismo, e direi per fortuna, perché se si viene insegnato bene come camminare insieme ai mostri e non batterli, perché perderemo sempre. Camminare insieme ai mostri che hai avuto e prenderli per la mano e portarli insieme a te, allora diventeranno piccoli piccoli così e non saranno più un problema. Hai mai incontrato uno di bulli? Sì, li ho incontrati anni dopo, molto, ma in realtà anche ne ho incontrato uno. Nello specifico, è strano, quando ho letto questa domanda, un attimo, ho incontrato uno dei bulli pochi anni fa ad un balneare. Andavo al mare, io faccio palestra, mi piace il bodybuilding, quindi ero già abbastanza, diciamo, grosso, e mi ricordo nella mia mente che il bullo al tempo era enorme, grandissimo. Lo ero incontrato 20 anni dopo, precisamente, quasi 20 anni dopo, e era alto 1,50 m, nemmeno, ed è rimasto così. E nella mia mente, io tuttora l'ho grandissimo, non ho l'immagine di quando l'ho rincontrato, l'ho di quando mi picchiava. E prendendo lui lavorava qui in questo balneare, prendendo una bibita, mi ricordo: Sebastiano, sì, io sono, non dirò il nome, vabbè, Alessandro. Alessandro, ah, Alessandro, sì, come no, come stai? Io ricordando, sì, bene, bene, bene. Ad una certa, mi viene vicino, esce dal bancone, mi prende per un braccio e mi fa: ascolta, io in tutti questi anni ci ho sempre pensato e ho sempre voluto scusarmi perché me la sono sempre portata dentro e ho vissuto sempre questa cosa con grande tristezza e con grande rammarico. Ero piccolo, non capivo nulla e mi ha cominciato a fare tutto un discorso del genere. E lì poi ha cominciato a farmi complimenti: wow, che fisico, wow, i capelli li tieni sempre lunghi, sei sempre un bel ragazzo. E lì ti fa capire un po'
il tutto, solo da questa esperienza. Io mi ricordo a una certa, ho preso la mia bibita, lui mi disse: guarda, spero che accetterai le mie scuse. Io ho fatto semplicemente, sono un ragazzo che dimentica facilmente, e ho preso la bibita e sono andato in tranquillità, dandogli una pacca sulla spalla, e ho detto: dai, ci vediamo presto, non ti preoccupare, tanto sono qui al mare. Diciamo che questa esperienza è un po' è stato il climax. Quindi ecco, questa è la mia esperienza in generale. Spero di non essere stato troppo prolisso. Niente, un saluto e un abbraccio.